Ciao a tutte ragazze, dunque scusate se riprendo dal cellulare, ma appunto sarà un video vlog in cui vorrei esprimere la mia opinione sull'hashtag e sulla questione Francesco Sole. L'hashtag in questione è, conoscerete tutti, selvaggia non mentire. Ho scelto di dire la mia semplicemente perché ho voluto sempre esprimere la mia opinione quando ritenevo di essere presa bip. Per i fondelli. In che senso? Allora, io ho visto Francesco Sole qualche volta a Tussi che Vales, ho visto che ha fatto un libro e ho seguito, diciamo, da lontano la vicenda. Vedo che la luce continua a cambiare, ora non lo so, comunque, vabbè, un dettaglio, tanto l'importante è che si senta quello che devo dirvi. Allora, ho visto i video in cui si parla della questione, video di Denis Mellow e tanti altri che vi metterò per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. E ho condiviso anche su Twitter questo hashtag dicendo due parole su quello che pensavo. Ho letto l'ultimo post di Selvaggia Lucarelli che dopo innumerevoli richieste di risposta si è finalmente degnata di dare una risposta sulla sua pagina Facebook, sostanzialmente dando degli ignoranti, dei poco acculturati e delle persone che non hanno niente da fare a tutte le persone che hanno sollevato questa questione e che hanno dedicato dei video, dei post alla questione Francesco Sole. In breve, cosa penso? Allora, io credo che Francesco Facchinetti, Selvaggio Lucarelli e tutto il team che ha contribuito al progetto Francesco Sole abbia ovviamente agito appunto secondo un progetto, quindi secondo un piano marketing, volendo far però passare la cosa come spontanea. Allora, quando Francesco Sole ha caricato il suo primo video e appunto Selvaggio Lucarelli e Francesco Facchinetti lo hanno condiviso, ovviamente essendo delle persone di spicco, sempre tra virgolette, comunque molto conosciute, molto note, hanno fatto sì che tanta gente andasse a vedere questo video che è stato condiviso. Da qui il grandissimo successo appunto di Francesco Sole. Ora, tralasciando lui come persona, perché credo che chiunque probabilmente avrebbe accolto questa opportunità, perché se io trovo una persona che ha molte possibilità, che decide di investire su di me, o comunque in questo caso decide di investire su una persona, credo che chiunque, senza buonismo, senza falsi moralismi, avrebbe accettato. Per la visibilità, per il ritorno economico, perché probabilmente realizza quello che è il suo sogno. Detto questo, la cosa che non mi piace è stato l'atteggiamento della Lucarelli che, al di là di dare a tutte le persone che hanno sollevato il problema degli ignoranti e dei deficienti, scusate il termine, ma il concetto era più o meno questo, vuol far passare ciò che è successo come assolutamente casuale, come toh, domani mattina mi alzo, vedo il video di Pinco Pallino. Io, Selvaggio Lucarelli, dico, caspita, figata, lo condivido. Quando in realtà poi le persone che collaborano con Francesco Facchinetti hanno definito Francesco Sole un progetto. Progetto nato un anno fa. Quindi se tu definisci questa cosa un progetto, significa che tu appunto hai agito secondo un piano marketing, secondo uno scopo ben preciso, sapendo dove puntare e a chi volevi arrivare. Io ho un canale molto piccolo. Quello che avevo prima era molto più grande, non sto a raccontarvi la solita storia dell'hackeraggio canale perché chi vuole vedere i primi video in cui racconto cosa è successo e ho deciso di rimettermi in gioco semplicemente perché mi piace, mi rilassa, mi dà tranquillità. Sono la prima a essere sincera a dire che se domani avrò un riscontro sarò ben felice, punto, senza nascondermi. La cosa che non mi piace è che però degli influencer, quindi delle persone che comunque influenzano la rete, abbiano deciso di fare passare tutti quelli che li guardano per dei cretini. Perché questo è. Perché se il collaboratore di Francesco Facchinetti mi dice che Francesco Sole era un progetto e tu, Selvaggia Lucarelli, mi dice: ah no, per caso un giorno ho guardato il suo video e ho deciso di condividerlo, voi rosicate perché a voi non è successo, non ci sto, non è questo il concetto. Poi appunto, chiunque avrebbe accettato di fare un libro, di condurre Tussi che Vales, perché, cioè, non sto parlando di questione di talento o meno, sto semplicemente parlando di quello che è una raccomandazione. È vero che in Italia il mondo delle raccomandazioni è ampissimo e mi girano le scatole quando sento parlare di meritocrazia, perché avrei preferito più
un discorso del tipo: sì, abbiamo deciso di scommettere su questo ragazzo perché ci piaceva, perché aveva un bel viso, perché era simpatico, perché aveva carisma, perché aveva un viso che poteva bucare lo schermo, e quindi abbiamo investito su di lui, abbiamo fatto appunto un progetto, e questo progetto era indirizzato con dei piani per poter avere un successo, che così è stato. Piuttosto che sentirmi dire: ah no, ma guardate, casualmente noi l'abbiamo condiviso perché tanto mi sembrava simpatico il ragazzo e quindi ho condiviso questo video. L'altra cosa sotto che non mi è piaciuta, ma questo vabbè, insomma, è in secondo piano, tra virgolette, è il fatto che appunto Selvaggio Lucarelli aveva risposto a tutti con aria dai, io sono una grande donna e voi non c'è tempo di rispondervi, vi rispondo così tanto per... destabilizzando quello che è quel messaggio che noi e comunque chi ha fatto partire l'hashtag Selvaggia non mentire voleva lanciare come messaggio. Fortunatamente la rete è libera, quindi ognuno può esprimere il proprio parere e credo sia doveroso far sentire la voce di chi non vuole essere preso in giro. Infatti io vorrei scindere le due cose, ovvero la fortuna, perché così si tratta, che è capitata a Francesco Sole, al quale anch'io per in prima persona non l'avrei detto no, quindi non avrei mai sputato sopra questa opportunità. Dall'altra parte, la cosa che non mi piace è che la gente pensa che chi sta da questa parte dello schermo sia tutta scema, quindi prenda per buono tutto quello che gli passa. No, non è così. Fortunatamente non è così. Quindi appunto avrei apprezzato di più un discorso del tipo: abbiamo scommesso su questa persona perché c'era un progetto legato a lui per mille motivi e il progetto è andato a buon fine. Questo è quanto. Mi piacerebbe se nei commenti mi diceste la vostra opinione, cosa ne pensate? Io ho guardato un po' di video, ho visto il video di Carlotta, ho visto il video di Nadia, che saluto, mando un bacione a tutte e due, e sono assolutamente d'accordo con quello che dicono. Non prendeteci per degli stupidi. Vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video.